Anche oggi sono appena tornato da tirocinio e vi racconto quello che è successo. Sono Federico, studente di medicina, quinto anno, in Erasmus, a Losanna, in Svizzera. Sempre reparto pediatria, specializzato negli adolescenti. Oggi abbiamo visto una ragazza in consultazione che ha dei problemi legati all'alimentazione. Adesso non andrò nello specifico di che problemi ha questa ragazza, ma è stato molto interessante perché lo specializzando con cui ero oggi mi ha fatto fare tutta l'anamnesi alimentare, che è particolarmente importante ovviamente in casi di questo tipo. E appunto, in casi di questo tipo è estremamente importante essere precisi nell'anamnesi e quindi capire quali sono le abitudini alimentari di una persona, ma in maniera precisa, quindi facendo degli esempi molto precisi. Oltre appunto a domande generali su come va l'alimentazione ultimamente, le ho fatto proprio delle domande specifiche su che cosa aveva mangiato, ad esempio, ieri. Domande del tipo: ok, ti sei svegliata, hai mangiato, hai fatto colazione, che cosa hai mangiato a colazione? Più o meno le porzioni, di che quantità stiamo parlando, hai bevuto? Ok, quanti bicchieri di succo di frutta hai bevuto? Quindi siamo andati avanti così per ogni pasto, quindi pranzo, cena, ma anche eventuali merende. Quindi è stato molto interessante fare tutto ciò e ho ricevuto un feedback dallo specializzando che mi ha detto che sono stato molto bravo nel riuscire a empatizzare con la ragazza, cioè farla sentire, insomma, sicura che potesse raccontarmi tutto quello che aveva mangiato, nonostante sia difficile raccontare per queste persone questo tipo di cose. E poi mi ha consigliato di cercare di mantenere una sorta di figura, cioè quella del dottore, che ovviamente non è facile perché questa ragazza ha pochi anni in meno di me, e quindi mantenere una sorta di credibilità da dottore, far vedere che sono un dottore, insomma. Bene, è tutto per oggi, seguitemi perché ci saranno altri video del genere, ci vediamo domani.